Sì, bene, il fatto che comunque abbia trovato una sua prima conclusione, ha inserito l'obbligatorietà per gli operatori ospedalieri e anche scolastici, che è assolutamente molto importante, che era un vulnus che non c'era, e in qualche modo riduce il numero dei vaccini, e quindi spero che questo anche serva a quietare un po' queste polemiche. Si è tolta diciamo, quell'intervento sulla patria potestà, quindi voglio dire, troviamo di nuovo una razionalità su un tema che è strategico come quello delle vaccinazioni, perché ahimè si stanno moltiplicando i casi di morbillo, di bambini morti di morbillo, i bambini che vengono che sono immunodepressi e che dalla pertosse ad altre malattie infettive stanno subendo dei gravi danni, e quindi entriamo in un percorso che riporti a garantire la tutela della salute di tutta la comunità sulle malattie infettive. L'ha definito però un po' un pasticcio perché. Quello che ho sottolineato è che i vaccini sono vaccini che servono alla salute della nostra comunità, tutti quelli che sono stati valutati strategici e inseriti nel piano nazionale dei vaccini, della prevenzione, e c'è nei nuovi LEA. Quindi accanto a quei 10 sono strategici anche le antimeningite, per esempio, e anche quelli come il morbillo, per cui si è ritenuto di fare una valutazione tra 3 anni rispetto all'obbligatorietà, è assolutamente strategico. Allora, non è strategico e importante solo ciò che è definito obbligatorio. Il rischio di questo decreto è che dia un'idea per cui ci sono dei vaccini importanti e dei vaccini che invece sono assolutamente accessori, e non è così. Quindi il messaggio o la strada su cui bisogna andare è quello della informazione e della consapevolezza. Anche l'HPV, per esempio, donna o uomo, che serve a prevenire il tumore della cervice uterina per le donne, che è la seconda causa di morte di tumore per le donne, e anche dei tumori particolarmente invalidanti per l'uomo, sono assolutamente importanti. Ecco, il rischio di tutto questo dibattito e dell'azione poi della riduzione del numero diciamo, dei vaccini obbligatori può avere questo effetto, che a me dispiace molto, perché la scienza ha fatto passi da giganti nell'individuare dei vaccini che ci aiutano a rendere più forte la salute delle nostre comunità. Quindi lei auspica che alla Camera si tornerà a prevedere 12 vaccinazioni No, io obbligatorie? auspico che voglio dire, nella società ci sia un percorso di razionalità. Non abbiamo bisogno, noi abbiamo agito e siamo la regione che ha il più alto numero di coperture senza l'obbligatorietà. L'obbligatorietà è stata introdotta perché in qualche modo sì, c'era un atteggiamento sovrastante delle fake news e di internet, e di chi nella logica della libertà di scelta voleva invece creare dei danni ai propri figli e alla comunità, ai soggetti più deboli, ma il principio è un principio che va affermato al di là dell'obbligatorietà. Quindi non avrei voluto avere un decreto, perché avrei voluto una società in cui tutti volevano vaccinarsi, volevano essere informati.